Ciao a tutti, torna da Lucky Master, partita rapida 10 più 0. Abbiamo i pezzi bianchi, abbiamo 2304 e abbiamo voglia di giocare la Mises, quindi D3 e via, cercando di allontanarci il più possibile dalla soglia dei 2300 per correre a braccia aperte verso i nuovi orizzonti dei 2004. Qui ci sviluppiamo come di consueto, arrocchiamo. Il nostro avversario fa lo stesso, noi cominciamo ad aumentare il controllo della casa D5. L'obiettivo è quello di valorizzare il più possibile il nostro alfiere di re. Attacchiamo il cavallo in E4, diamo al nero la possibilità di cedere due pezzi leggeri in cambio di torre e pedone, cosa che secondo me, almeno in questa fase della partita, dovrebbe favorire il buon Lucky. Qui mi aspetto la semplice cavallo D2 e infatti puntuale è arrivata. E adesso riprendiamo in D2 di alfiere con l'idea di far lavorare anche l'alfiere di donna su una grande diagonale. Il controllo del bianco sembra buono. E3 interessante. Si toglie efficacia all'alfiere C5 che picchia su F2 e adesso donna D5. Centralizziamo la donna schiodando il nostro cavallo e adesso la prima minaccia che mi viene in mente è cavallo D4 con l'idea di premere su C6. Qui il nero può continuare con alfiere in E6, preferisce un altro seguito. E noi allora continuiamo imperterriti con cavallo D4. Cavallo D4 ci piace. Il cavallo nero in C6 è difeso solo una volta. Per contro è attaccato tre volte. Inoltre il cavallo D4 tiene anche d'occhio la casa E6, quindi avremmo anche eventualmente, in caso di alfiere E6, cavallo per E6. La donna in D5 è libera di scorrazzare anche verso il lato di re, qualora l'alfiere campo chiaro del nero si allontanasse dalla diagonale D1 H5. Insomma, secondo me il bianco ha buon gioco, quantomeno un leggero vantaggio. Qui abbiamo la possibilità di barattare il nostro alfiere C4 per il pedone B7 del nero. Il problema del nostro avversario è che su donna per B7 non può giocare subito cavallo C4 per via di donna per A8. Donna per A8, alfiere per A8, torre per A8 e rimaniamo con una qualità in più. Inoltre, cosa che si fa interessante, dopo la scomparsa del pedone B7, e anche cavallo C6. Ok. E qui però adesso abbiamo l'interessante donna D5. Ci sottraiamo dall'attacco della torre B8, continuiamo a tenere d'occhio la debolissima casa del nero C6. La donna esercita anche una certa pressione su cavallo e alfiere. Il cavallo continua a tenere d'occhio la casa E6, ma direi che ci siamo.
nostro avversario 2-2-16, devo dire che la mise anche in questa partita ha funzionato. Mi sa che devo giocarla ancora più spesso. Qui, mettendomi nei panni del nero, non so come continuerei. Sicuramente non è facile. No, ho attivato il pre-move, ma no. Ma perché? Vabbè. Ora qui possiamo valutare l'opportunità di giocare donna F4. Però in caso di G5, come funziona la situazione? E abbiamo donna E4 e poi su F5. Giochiamola lo stesso. L'idea è quella di liberare la strada all'alfiere in C3 che attacca il cavallo E5 che difende l'alfiere in G4. Inoltre, da F4 la donna controlla anche la casa F3. Il problema è che, eccolo là il problema, arrivato puntuale. E qui mi sa che dobbiamo proseguire. Con donna E4 non ne vedo di migliori, sinceramente. Si continua a premere su G4, a difendere C4 e ad attaccare il cavallo in E5. Peccato che solo adesso mi avvedo di questa possibilità del nero. Va bene. In cambio della donna abbiamo due forti alfieri e un pedone, una struttura solida. Basterà? Facendo i vecchi conti della serva, due alfieri e un pedone valgono 7 e la donna vale 10, quindi è come se giocassimo con un pezzo in meno, in teoria. In pratica è tutto da dimostrare, nel senso che probabilmente il nero per fare progressi dovrà cedere prima o poi una torre sul nostro alfiere. Questo pedone è debole, questo è debole. Intanto alfiere di 5 la giochiamo, è troppo forte, si picchia su F7, questo alfiere è egregiamente piazzato. Dopodiché cerchiamo di far entrare in gioco anche i nostri pezzi pesanti. Che partita! Ok, qui giustamente il nostro avversario punta ad aprire le linee contro il nostro re e noi attacchiamo l'estremamente attiva donna con alfiere G2. Qui abbiamo la possibilità di cedere il pedone in C4 in cambio di quello in D6. Poi cederemo anche A2, ma cattureremo G5. Interessantissima. Ah no. Facciamo così, alfiere D5. E vediamo come intende procedere il nostro avversario. Ok. Andiamo a difendere C4 con i denti.
L'idea è quella di raddoppiare le torri sulla colonna semiaperta D per attaccare in forze D6 ed eventualmente entrare anche con D5 premendo su C5 e G5. Partita davvero complessa. La donna del Buonlachi si è lasciata intrappolare di fatto al centro e il vantaggio precedente di fatto non credo che sia sufficiente per equilibrare la situazione. C'è da dire che non è immediata la vittoria del nero. Sono curioso di vedere poi cosa dirà il motore in merito. Il fatto che il nostro avversario stia pensando non poco è buon segno, e abbiamo anche gli alfieri che controllano tutte le case d'ingresso della torre E8, cosa che non può fare che piacere al nostro Lachi. Benissimo. E qui continuiamo come da programma con torre D2. L'alfiere D5 è dominante. Ok, però abbiamo anche l'alfiere, però c'è l'altra torre. Però con l'alfiere in G2 e il re in F1, l'apertura della colonna H non dovrebbe dare al nostro avversario la possibilità di mattarci. E comunque sia con l'alfiere in G2. Il guadagno di una qualità in H8, questo alfiere pure potentissimo, e altri vantaggi di natura posizionale, tutto sommato, direi che la posizione difendibile. Alfiere G2, questo pezzo è veramente fantastico. Si attacca in forze il pedone in D6, e questa è una debolezza cronica. Tant'è che non siamo neanche tenuti a catturare subito. È già che non siamo tenuti, anche perché su torre per D6, donna per torre D1, torre per torre, torre per torre. E il nero ha la possibilità di cedere la donna per le nostre due torri. E poi lì la cosa diventerebbe più complessa da giocare con due qualità in meno. 5 minuti e 7 contro i 2-12 del nostro avversario. Posizione estremamente complessa. E qui forse per togliere la possibilità di donna per D1 al nostro avversario possiamo giocare torre 1 in D2. E abbiamo anche torre per C5 da considerare. E4 con idea torre F5 e alfiere F3? Ah, potrebbe. Andata. La minaccia è torre F5, da notare che questa torre controlla le importanti case. Torre F5 va bene. Questo alfiere finché rimane in G2 controlla E4 che difende F5 e che dà la possibilità al nostro re di non prendersi matto dai pezzi pesanti che a breve andranno sulla colonna H. Per contro, questa torre è fortissima. A5 si dà un pedone a gratis. Noi lo mangiamo ben volentieri. Ok che il nero vuole aprire
le colonne alle sue torri, però quel pedone lo catturiamo e anche ben volentieri. Tra l'altro abbiamo uno, due. Abbiamo il pedone F6 difeso due volte, ma noi possiamo attaccarlo ben tre volte. Che meraviglia! Ok. Però la torre difende di 1, l'alfiere difende e 1, e quindi secondo me è arrivato il momento buono . Ah, però si attacca anche. Diamo scacco. C'è anche uno zainot con cui il nostro avversario. No, abbiamo una scoperta che è bellissima. Ma non riusciamo, nonostante tutto, a guadagnare la donna. Che peccato. Va bene. Torre D6. L'idea è quella di controllare anche D1. Bella, bella, bella. E qui guadagniamo la torre secca. E il nostro avversario abbandona. Finalmente ne vinciamo uno in grande stile, con sacrificio non da poco. Più o meno forzato, perché in realtà ci siamo complicati la vita non poco. A ogni modo, valutazione del motore, assoluta parità, ma questo accade anche per tante altre linee. Il nero si sviluppa normalmente. Qui abbiamo anche un tatticismo interessante che è cavallo per E5, ma non è nel nostro stile. Preferiamo questa variante. Corretto il cambio in E4. Preferibile cavallo F in D2. Abbiamo preferito sviluppare in maniera più naturale il cavallo di donna. E D6 continua a lasciare il bianco in parità. Nostro avversario, comunque sia, 2216, quindi ha dei rudimenti sicuramente legati al gioco, però sta di fatto che al decimo tratto si ritrova con mezzo punto di svantaggio. E qui tutto merito dell'apertura Mises. H3 era preferibile, noi abbiamo preferito centralizzare, giocare con i pezzi come di consueto. Qui però, ahimè, ahimè, vediamola un attimo, poteva seguire questa variante. Urca, urca, che disastro! Qui abbiamo visto come il buon Lucky non abbia comunque sia preso in considerazione la posizione esposta della donna e poteva perdere in sostanza questa partita. Il nostro avversario muove sì il cavallo, ma in E5, e adesso la situazione è di assoluta parità. Qui nuovamente il nero doveva cambiare in D4, questa volta con l'alfiere. Non lo fa. Nonostante tutto, la posizione è assolutamente equilibrata su torre B8. Ritorniamo alla base con donna D5. Questa esperienza ci sta dicendo be careful alla donna centralizzata perché rischia di essere intrappolata. Per fortuna il nero si ritrova adesso con delle debolezze non da poco, anche se
questa possibilità. È interessante notare come il motore valuti la posizione come di sostanziale parità. E questo nonostante lo svantaggio materiale. E qui, secondo me, è più facile da giocare col bianco che col nero. Tra l'altro, il nero per attaccare si va a creare delle debolezze non da poco, e il vantaggio del buon Lucky a poco aumenta, anche se qui era più che corretto catturare il pedone in D6. B3 non piace assolutamente al motore. Il nostro avversario, per fortuna, non sfrutta la situazione, preferisce difendere F7 con la sua torre e la posizione continua ad essere di parità o giù di lì. Re H7, torre FD1, H per G3 e qui il vantaggio oscilla di più dalla parte del bianco. F6 non piace, l'alfiere in D5 è una potenza e F6 è tenuto d'occhio dall'alfiere in B3. Qui decisamente più forte F3, anche se per un umano è preferibile avere una posizione molto più solida. Era consigliata alfiere A5, ma questo alfiere è così bello sulla grande diagonale che preferiamo così. E4 subito, l'abbiamo vista dopo. Torre F7, E4, parità. Re G6, vantaggio. Torre F5 va bene, A5 non piace al nostro avversario, il quale doveva giocare donna H5 e torre H8. Qui abbiamo semplicemente un pedone in presa, corretta la decisione di accettarlo. E qui su alfiere F3 abbiamo un vantaggio nettissimo. Il problema è che abbiamo giocato torre per D6, che comunque sia non è così brutta neanche per il motore. Donna E2, qui sì, che potevamo giocare alfiere F3. Alfiere F3 era ottima. Si lasciava G2 per il re, si attaccava la donna nemica. In alcune varianti avevamo anche alfiere H5 e invece abbiamo preferito la più rudimentale torre D per F6, che dà la parità, tra l'altro, torre per F6, parità. Qui il nero avrebbe dovuto continuare con re H7. Come vedete, basta la differenza di una casa per cambiare completamente la situazione. Torre A6 era la mossa corretta, noi abbiamo giocato torre D6, Re G8 e qui si dilaga e il nostro avversario abbandona. Chiediamo l'analisi del computer. Interessante notare come, pur con la donna in meno, i due alfieri e una posizione compatta, insieme alle debolezze croniche del nostro avversario, di fatto ci hanno portato ad una posizione quantomeno difendibile. Qui il buon Lucky ha commesso due errori gravi, con tre errori e due imprecisioni. Sicuramente non è la partita più accurata che ha giocato. Il fatto di avere la donna intrappolata al centro della scacchiera non è buon segno. A ogni modo, facciamo un balzo in avanti. Nostro rating 2308. Ci accontentiamo, va bene. Spero che la partita vi sia piaciuta. Se si mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti. E che dire, è stato un piacere. Un saluto a tutti e alla prossima. Statemi bene. Ciao.